Stadio Comunale di Sarno, siamo alla 12ª giornata del girone di andata, campionato di promozione girone C. Si affrontano oggi Sarnese e San Giorgio del Sannio. Punizione adesso a favore della Sarnese. Ottimo il calcio di punizione di Addiletta che va a stamparsi sulla traversa, non aspetta, ne usa mezzi termini, conclusione ancora di Addiletta, pallone che va ad essere svirgolato ed è facile la presa a terra di Soricelli sul pallone Alibranti, intesa con i compagni. In aria, colpo di testa di Di Gennaro e parata a terra del portiere Soricelli. Pallone pericoloso, si salva alla men peggio. E come dicevamo, si salva alla men peggio la difesa del San Giorgio. Pallone che va a carambolare tra i piedi dei 22 elementi nell'area di rigore del San Giorgio. Viene tirato prima da Di Gennaro, viene lisciato con una carezza dal giocatore Rima che va a mettere in rete il vantaggio per la propria squadra. Di Gennaro di testa, di letta, ottima la posizione e conclusione da campione veramente che va a sfiorare il palo alla sinistra sul pallone lo specialista Librandi. Pallone che dovrebbe insaccarsi, ma va Rima e va a collocare magistralmente un pallone che va a insaccarsi senza che nessuno possa intervenire, né portiere né barriera né difensori bianchi. Ancora Sarnese, ancora una volta, stavolta è calcio di rigore evidente perché il San Giorgio, fischio dell'arbitro, parte Addiletta e si esalta il portiere Soricelli. Buono adesso l'affondo di Licciardi, ottimo il colpo di testa di Addiletta e stavolta ha ragione il numero 9 cannoniere dei Granata con un abile colpo di testa. Allora, l'ultima emozione l'abbiamo regalata aspettando che finisse la partita. Poteva venire anche prima, dopo il rigore sbagliato, dopo un altro gol mangiato, da mio parere. Quando tu il gol più lo pensi, più non lo fai. Quando più ti rassegni, dopo viene per sé. Abbiamo avuto belle occasioni, specialmente quella del primo tempo, con lo stop di petto, palla a girare, ma non era una difesa che poteva impensierirti. No, la difesa non è, però quando giocano con un modulo 5-4-1 vengono qua a difendersi e noi giochiamo, abbiamo giocato io e Donato Rima là davanti. È sempre difficoltà fino a quando sblocchi il risultato, poi va tutto per discesa la partita. Siamo una squadra che deve vincere il campionato, no? Senza nascondere che dall'inizio lo sappiamo, che siamo una squadra quotata e costruita, la società lo sa che dobbiamo vincere assolutamente questo campionato. Ma non deve saperlo solo la società. No, lo sanno tutti, bene o male. E come no? Dovete saperlo anche voi in campo. Sì, grazie. Un ruolo inedito. Sì, è stata la prima volta che ho giocato difensore centrale, sì, al posto di Cerbone, ma facciamo di necessità virtù. No, ho visto, io ho elogiato molto la tua prestazione, uno dei migliori là in difesa. Grazie, vi ringrazio. No, è la realtà dei fatti. Ma sì, noi ci mettiamo a disposizione del mister, qualsiasi ruolo andiamo al 100%, è uguale. Ritorniamo poi col rientro di Cervone al posto proprio? Spero di sì, deciderà il mister. Complimenti per oggi. La ringrazio, arrivederci. Mister, allora altra benzina nel motore. Sì, abbiamo preso 3 punti importantissimi, venivamo da 2 pareggi, uno credo che immeritato con la Palmese che mettevamo qualcosa in più e con la Mas sinceramente il pareggio si può dire che ci è andato anche bene. Oggi abbiamo fatto a mio avviso una bellissima prestazione, i ragazzi hanno dato tutto loro se stessi per cercare di vincere questa partita e sono molto soddisfatto.
Una carica sufficiente perché hanno pesato bene la squadra avversaria e l'hanno forzato più di tanto. Sì, diciamo che loro sapevano, avevo detto già che questa era una squadra che se si faceva giocare ci poteva creare problemi, quindi fin dal primo minuto abbiamo cercato di tenerli sempre alti, pressarli per poi chiudere la partita almeno il primo tempo e ci eravamo quasi riusciti se buttavamo pure dentro il calcio di rigore. Quindi la strada continua in salita o in discesa? No, la strada per noi è in salita, come lo era fino a 3 settimane fa, lo è anche oggi, non so nemmeno i risultati, assolutamente. Personalmente io dico che è la somma che fa il totale, quindi noi non siamo una squadra che è stata costruita per vincere tutte le partite, lo ripeterò fino alla noia, la nostra è una squadra che deve cercare di raggiungere l'obiettivo della vittoria, che poi venga qualche giornata prima che dalla fine del campionato, bene, altrimenti noi siamo sereni e consapevoli delle nostre forze e di quello che dobbiamo raggiungere.